Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio, sono Nidio Spayor, ci siamo tornati nuovamente con la carriera con l'Hertha Berlino. Allora, eravamo rimasti in un punto molto importante della carriera, cioè il calciomercato invernale. Allora, andiamo subito a vedere i giocatori che ho inserito per questa squadra nell'obiettivo di essere comprati. Allora, ci abbiamo De La Cruz, come ho detto lo scorso episodio, che è veramente fenomenale. Vedete qui le caratteristiche, fa veramente paura ed è veramente molto molto forte. È un centrocampista tutto fare che può essere veramente molto utile. Poi ovviamente Newhouse, che me l'avete consigliato voi, Suamare, questi qua sono tutti giocatori che mi avete consigliato voi e ovviamente ho inserito nella nostra lista grazie ai vostri consigli. Allora, partiamo con quelli che ho inserito io, che sono Francisco Trincao. Ovviamente vi avevo detto che avevamo bisogno di un esterno destro, visto che poi Luke Bacchio sarebbe andato via perché è in prestito, e come ruolo mi è sempre piaciuto Francisco Trincao come ala destra. Quindi l'ho inserito. Il portoghese ventenne, veramente molto molto forte ed è veramente una grande promessa anche nel panorama calcistico, nella realtà. Abbiamo anche Uzunodoi. Poi ho inserito, ragazzi, per il centrocampo, e seguendo i vostri consigli di rimanere comunque in casa in Germania, ho messo Thomas Müller, ragazzi, pilastro della nazionale veramente ormai da anni, che ormai ha fatto la sua carriera, 30 anni. Come Müller, come potete vedere, ho inserito anche Gundogan, stessa idea, ha quasi 30 anni, 29 anni, però centrocampo è veramente un mostro, quindi mi piacerebbe continuare a portare questi grandi talenti per dare esperienza e fiducia al nostro centrocampo. Ho inserito anche Mohamed Yattaren per l'ala destra, è un COC a livello di purezza, ma può fare anche l'ala destra, secondo me è fenomenale. E va bene, veramente è molto giovane, 17 anni, olandese, e spacca veramente qualsiasi cosa. Poi ovviamente ho inserito anche giocatori un po' più esperti come Christian Portu. Ragazzi, Portu, vedete la velocità, ma al di fuori della velocità è veramente fenomenale questo giocatore. E purtroppo no, si è appena trasferito, quindi niente, tutto questo Portu non verrà da noi. E poi una piccola chicca, ragazzi, Ryan Kent. Credetemi che Ryan Kent è fenomenale, 23enne inglese, ed è veramente un'esplosione di potenza questo giocatore, credetemi che ne vale la pena. Allora, detto questo, il nostro amico Sheikko, come potete vedere, ha acquistato l'Hertha Berlino, quindi abbiamo una nuova dirigenza araba. E abbiamo 45 milioni da spendere. Quindi ragazzi, senza indugio andiamo avanti con i giorni per farci arrivare questi resoconti di questi giocatori. Io punto sostanzialmente a centrocampo di prendere qualcuno di esperto, quindi o Gundogan o Müller, qualcuno che può dare veramente grande margine di crescita ai nostri, come Meyer, grande talento tedesco, eccetera, Zaniolo e viceversa. Intanto Torunariga cresce. Consigliatemi i giocatori che volete vedere nel nostro Hertha Berlino, ragazzi, ne ho bisogno come il pane, perché come vi ho già detto, in questa carriera cercherò di rendere voi i veri protagonisti di questa carriera e non l'Hertha Berlino in sé, in base alle vostre scelte e alle vostre preferenze. Allora, offerta del prestito per Kopke, va benissimo, mandiamoli in prestito, da tanto 24 anni può solo che crescere, tra l'altro all'Everkusen, tanto per coincidere con i bei ricordi dello scorso episodio. Allora, pagata la clausola di chi? No, mi fa paura. Calù, 5 milioni e 3, va benissimo ragazzi, va benissimo. Tanto Calù l'avevo messo in vendita. 5 milioni e mezzo per Calù a 30 anni, va più che bene. Il problema è che adesso dobbiamo prendere anche un esterno sinistro, perché Wolf ci abbiamo un esterno destro. Con Tabata, no, beh, magari possiamo cavarcela. Ma 34 anni Calù, ragazzi, ancora peggio. E non lo so, ragazzi, secondo me... Boh, aspettiamo, iniziamo a venderlo, poi ne riparleremo. Intanto Zaniolo arriva a 80, ottima notizia, quindi sta veramente diventando sempre di più fondamentale. Anche il rientro dell'infortunio si è fatto vedere.
a suo modo, ragazzi, perché comunque non può fare solo tutto lui in squadra. Kalou venduto, Kopke in prestito e arriva anche a Arne Meyer. No, col cazzo, Meyer non lo vendo assolutamente. Sarà il futuro della nazionale tedesca, credetemi, Meyer, anche nella realtà. E quindi non lo si vende. Quindi, allora, abbiamo venduto Kalou. Allora, io adesso vedrei un attimino i soldi che abbiamo con l'ingresso di May, cioè la cessione di Kalou. Abbiamo quasi 50 milioni, perché abbiamo tanto anche a livello di stipendi. Allora, io Newhouse lo voglio portare a casa, ragazzi, lo voglio portare a casa. Nel caso non dovessi riuscire a portarmi a casa o Müller o Gundogan, vorrei portarmi Newhouse, perché è veramente molto buono. Allora, Yattarin ha un valore intorno ai 15 milioni e quindi tutta la nostra portata. Poi abbiamo Trincao, anche lui 77, e non si preveranno di questo giocatore, quindi mi sa che dovremmo puntare su Yattarin. E invece Müller sta sui 36.5, diciamo che secondo me possiamo puntare più su Müller che su Gundogan, per il semplice fatto che Gundogan è più giovane e ci costa leggermente di più. Vabbè, proviamo, ragazzi, proviamo a fare il grande colpo, che è Thomas Müller. Ovviamente, come mi conoscete, partirò veramente molto basso con i milioni che gli offriremo. Io proverei con 33 e vedere cosa ci dicono. Accettati così? Così, subito? Oh, signore mio! Cioè, così diretto, Thomas Müller, 33 milioni, potrebbe arrivare? Ammazza, ragazzi, cioè non me l'aspettavo. Cioè, gli abbiamo dato tipo 3 milioni e mezzo in meno del suo valore. Ma io non vorrei che sia in scadenza. In scadenza? No, perché sennò potevo acquistarla a parametro zero. Siamo a gennaio. Non lo so, ragazzi, sono scioccato. Allora io a questo punto proverei a cercare anche Gundogan e provare a sparare poco anche lui, perché ragazzi, se mi arrivano delle offerte, cioè 33 milioni me l'accettano così senza neanche provare ad alzare un minimo il prezzo, allora Gundogan secondo me 25 milioni possiamo prendercelo. Allora rimaniamo sui 25, facciamo 25 e mezzo. Voglio vedere se cedono. Arrivano a 29,9, leggermente meno. No, rimaniamo fissi sul nostro 25 milioni e mezzo. No, 26,6. Allora proviamo a fare solo 26 milioni. Ragazzi, 26 milioni accettati anche dal City. Adesso abbiamo l'imbarazzo della scelta, davvero. Allora, diciamo che Gundogan ha la sua, cioè, tiro da fuori, regista e dribblatore tecnico. Però l'infortunio facile, a me è quello che mi spaventa, è l'infortunio facile. Dall'altra parte, ragazzi, abbiamo Thomas Müller, cioè abbiamo, se non il miglior centrocampista della Germania che ha avuto in diversi anni, secondo me sì, ma proprio a mani basse. Ed è una roccia e tiro d'esterno. Allora, proviamo a confrontarli, ragazzi, proviamo, perché comunque si tratta di pochissimi milioni di differenza. Cioè, io sono disposto per fare un salto di qualità enorme. Confrontiamoli, ragazzi. Allora, Gundogan ha 87 di freddezza, 86 di visione, che è la cosa che mi fa impazzire, e 85 di reattività. Müller c'ha 85 di visione, 91 di posizione d'attacco. Però il problema è che Müller andrebbe a toglierci Zaniolo, e quindi noi non vogliamo questa cosa. Io preferisco un Gundogan che mi sta dietro, no? Quindi a questo punto, ragazzi, andiamo a trattare Gundogan. Andiamo a trattare Gundogan, perché a conti fatti, Müller, se lo prendo, il suo ruolo migliore è il ruolo di Zaniolo. E io Zaniolo non lo voglio togliere, perché lo voglio far crescere tantissimo. Gundogan invece è un centrocampista che mi sta anche arretrato. Quindi direi che costa anche meno ed è anche più giovane. Quindi ha tutti i fattori che secondo me Gundogan è la miglior scelta per noi. Io punto in alto, faccio 4 anni, non mi interessa. Voglio vedere se riusciamo finalmente a portarci a casa il tanto atteso grande colpo di mercato. Perché sarebbe veramente il top, ragazzi. Allora, presenze le togliamo, proviamo così. 115... 125, allora siamo tirchi noi, anche 5.000 di stipendio li teniamo.
120.000 a settimana più 1.100.000 di cosa? No, vogliono 125.000 a settimana. Ragazzi, grandissimo, grandissimo colpo dell'Hertha Berlino. Allora, quindi a questo punto Müller lo lasciamo stare un attimo, perché ormai non ci interessa. È un colpo fenomenale, ragazzi. Cioè, è un colpo fenomenale. Ci portiamo a casa niente proprio di meno che un pilastro della nazionale tedesca, Gundogan. E secondo me è un colpaccio, ragazzi, cioè non mi potete dire niente. Secondo me è veramente un colpaccio. Ovviamente dovremmo sacrificare uno tra Meyer e Skacibar a livello di titolari. Io preferisco rinunciare a Skacibar, perché Meyer mi può giocare anche un pochino più avanti, ha lo stesso ruolo di Gundogan e può imparare tantissimo. Ragazzi, quindi troveremo Gundogan a giocare nel nostro Hertha Berlino. Secondo me abbiamo fatto l'affare, ragazzi. Secondo me abbiamo fatto l'affare. Abbiamo fatto veramente l'affare. Tra l'altro abbiamo contro il Bayern Monaco. Müller non vede l'ora, però mi spiace. Sicuramente adesso ci farà tripletta, ma... Non riusciamo a portarcela a casa, ragazzi. Müller, cioè, secondo me, fatemi sapere in un commento se ho fatto bene, se a vostro parere a scegliere Gundogan rispetto a Müller. Secondo il mio ragionamento, Gundogan è più completo ed è il giocatore molto più propenso a fare quello che deve fare nel mio gioco, un giocatore in quella posizione, perché Müller, ripeto, mi sarebbe andato a sostituire Zaniolo. Io, come ho già detto in passato, io Zaniolo non lo voglio togliere nei titolari, cioè Zaniolo sarà fisso, anche se potremmo prenderci gratis Dybala o quella gente lì, cioè i migliori del gioco, Zaniolo sarà titolare. Cioè, per me è fondamentale questa cosa, perché per me Zaniolo è il fulcro di tutto il mio gioco. Allora, io quindi voglio dare sfogo ai vostri consigli. E allora, l'unico che mi avete consigliato che può fare anche l'esterno destro è Greenwood, ma non possiamo prenderlo. De La Cruz è l'esterno sinistro, quindi non va bene. Newhouse non possiamo. Suamaré nemmeno. Adeyemi però è un 68, cioè io non posso togliere un Luke Bacchio per un Adeyemi. Cioè, magari sì, è un talento della Madonna, lo conosco, però... Mateta non può farlo. L'unico è Kutuku, però anche lui mi sembra un po' troppo precoce. Cioè, io sto cercando un esterno destro, ad esempio, come Trincao o Hudson Odoi, che comunque non sono prontissimi, però riescono. O anche Yattaren non sarebbe male. Che Yattaren, nel caso, che anche essendo che Yattaren va via, no, Yattaren, scusate, essendo che Kruijk va via, che tra l'altro mi avete detto non si dice Kruijk ma si dice Kruijk, quindi niente, quel che è, lui va via perché è in prestito, un COC per sostituire qualche volta Zaniolo. Secondo me Yattaren è perfetto, che può fare anche l'esterno destro, tra l'altro. È un terzino destro, quindi potrebbe andare a dare qualche cambio a Pekarik, e secondo me potrebbe anche lui fare un bel colpo. Anzi, secondo me prenderemo lui piuttosto che l'esterno destro in questo momento, perché momentaneamente abbiamo Tabata che può sostituire, poi l'anno prossimo nel caso ci pensiamo. Comunque, ragazzi, Gundogan, ripeto, fatemi sapere se anche voi siete d'accordo, è stato un colpo, ma a mio parere, da maestro, è stato un colpo da maestro. Allora, io voglio terminare qui, sarò stronzo, durerà meno questo episodio, ma perché voglio concentrarlo con l'arrivo di Gundogan, perché poi abbiamo il Bayern Monaco, che all'andata l'abbiamo battuto a 2-1, quindi giochiamo questa volta in casa nostra, quindi dovremmo essere a favore di campo. Non lo so, voglio provare. Vi lascio questa sfida qui, ragazzi, fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo all'arrivo di Wagnoman, e soprattutto se volete vedere consigliatemi qualche esterno destro da prendere già adesso, magari anche a parametro zero, qualcosa da usare, cioè, l'anno prossimo con l'addio di Luke Bacchio. Quindi, ragazzi, per questo video termina qui, il sondaggio ve l'ho lanciato, lasciate un like, un commento, soprattutto con quello che volete, iscrivetevi, noi ci vediamo al prossimo video. Bella!